quotidiano nazionale italiano, ha presentato una recensione del libro di Ariel Toaf che ancora non era apparso nelle librerie. La recensione era dello storico Luzzatto, il quale definiva questo libro come coraggiosissimo e ne lodava il valore storico e anche l'innovazione nel campo storico. Questa presentazione del libro di Ariel Toaf, che si intitola Pasque di sangue, edito dal Mulino, che come tutti sanno è una casa editrice di Bologna considerata più che seria e vicina tra l'altro all'ambiente culturale e politico di Romano Prodi, questa presentazione quindi, questa recensione del libro Pasque di sangue ha però scatenato un putiferio. Gli articoli si sono susseguiti uno dopo l'altro di autori quali nella maggior parte hanno detto: io il libro non l'ho letto, ma è un libro ignobile. Il che vuol dire: non è lecito parlare di determinati temi, a prescindere dalla fondatezza o meno degli argomenti del professor Toaf, non era lecito neppure al figlio dell'ex rabbino capo di Roma, Elio Toaf, parlare in un certo modo di certe cose. Noi sappiamo che dopo aver detto pubblicamente che egli non avrebbe receduto e che si sarebbe persino fatto crocifiggere per difendere le conclusioni del suo libro, tornato in Israele, a Tel Aviv, il professor Toaf ha ceduto e ha detto che avrebbe ritirato dal commercio il libro e devoluto i pochi incassi, immagino, di questo libro all'associazione B'nai B'rit, che si occupa appunto di chi diffonde, di chi diffama l'ebraismo, i proventi di questo libro. Quindi io ho dato 25 euro all'Anti-Defamation League del B'nai B'rit e mai li ho dati più volentieri. Bisogna dire che perché il professor Toaf ha dovuto decidere di ritirare il suo libro, che è un grande danno economico per lui e per la sua casa editrice, perché oltre alle minacce di morte, oltre alla condanna di tutto il rabbinato italiano, oltre l'intervento certamente doloroso al suo cuore del proprio padre, soprattutto per uno studioso, per un insegnante, per un cattedratico, per un docente, non poter più insegnare equivale, come me, per un sacerdote, non poter più dire la messa. Il professor Toaf ha insegnato in seminari per i suoi studenti dal 2001 al 2002 e poi dal 2005 al 2006 nella Università di Bar-Ilan di Tel Aviv le medesime cose che ha pubblicato poi nel suo libro. L'università non ha trovato di che scandalizzarsi. Quindi dal 2001 al 2007 il professor Toaf ha potuto insegnare ciò che cercherò di riassumere, e questo non è facile, riassumere un libro di questo genere, senza provocare alcuno scandalo. Ma diciamo che quanto egli spiegava ai suoi studenti in una università che, se non erro, è abbastanza ortodossa nell'ambito della religiosità ebraica, rimaneva intramuros, cioè in una ristretta cerchia di studenti e di studiosi. Ciò che invece era inammissibile era pubblicare questo, direi, per tutti. Abbiamo il diritto anche noi di conoscere i risultati degli studi ormai quasi decennali di Ariel Toaf. E quindi quando è stato minacciato di perdere la cattedra, non per incapacità culturale, ma perché i finanziamenti che mantenevano in piedi l'università erano stati soppressi, era stato minacciato, io riferisco questo quel che ho letto sui giornali, poi non so evidentemente come sono veramente, che cosa è accaduto veramente. Allora in questo momento il professor Toaf ha deciso di ritirare il suo libro dal commercio,
ha chiesto scusa, però non ha detto, anzi ha negato, di ritrattare quanto egli ha scritto. Cioè, io resto convinto di quello che ho scritto, forse mi sono spiegato male, quindi per evitare ogni polemica ritiro il libro, ma non cambio la mia opinione. Poiché questa voce è stata costretta al silenzio, ecco che un'altra voce, la mia, evidentemente non perché posso parlare solo io, ma perché mi sono preso la briga di leggere il libro e quindi ho a cuore questi temi, evidentemente quindi eccomi qui per cercare di spiegare il libro scritto da un'altra persona, sperando di non mettere in bocca al professor Toaff delle cose che egli non ha detto e che non intendeva dire. Cercherò, anche se parlo a braccio, cercherò di precisare quando si tratta di riflessioni mie e quando invece è il professor Toaff, l'autore, che parla. Introducendo quindi questo libro, bisogna parlare, e collegandomi con quanto appena detto, un po' del metodo che ha seguito il professor Toaff. Libri sul processo di Trento, voi sapete di che cosa si tratta. Nel marzo del 1475 a Trento fu trovato in una roggia sotto la casa di Samuele di Norimberga, usuraio di Trento, il cadavere di un bambino di circa due anni e mezzo, figlio di un conciatore di pelli di Trento che si chiamava Andrea. Quindi in questa roggia, in questo corso d'acqua, fu trovato questo cadavere. In seguito a questo omicidio fu fatta una inchiesta dall'autorità del tempo, che era il principe vescovo di Trento, Giovanni Hinderbach. Scusatemi se quando pronuncerò il tedesco o l'ebraico farò ridere tutti, perché non conosco bene, anzi non conosco né l'una né l'altra lingua. In seguito a questo processo, o anzi in seguito a questa inchiesta, furono arrestati i componenti di tre famiglie, che erano poi le uniche tre famiglie ebraiche di Trento, erano giunti dalla Germania da pochi anni, da non molti anni qui a Trento, ed erano quindi solo tre nuclei familiari. Quindi i membri di questa famiglia che si riunivano per il loro culto proprio nella casa di Samuele di Norimberga. In seguito quindi a questo arresto, queste persone furono accusate di avere ucciso il piccolo Simone nel corso di un rito religioso.